Ja. Don't look here, where the legs is, don't move. Perfect. Okay. Ja. Großer. Was? You okay. Look like a rockstar. Yeah. Mm. Hey home. Talking, alright, talking. Well, sound check. Can you speak? Hi. Can I speak? No, io parlerò in italiano, sappiatelo, eh. Sì. Ok. I'm just focusing on the keyword, so I hope that. Se mi metto più vicino è uguale. No, no, aspetta. Oh, ok. Perché mi sembra di essere in un angolino. I think I'm in the corner of a ring. Yeah, before the fight. It's your business fight. Ok. Here we go. Here we go. Hi. Hey. Ciao. 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 So we are in Paris. Mm-hmm. We are in a party called Oaks is More. And so you are here because you're also doing Oaks. But first of all, who are you? Mi chiamo Paolo e faccio parte del collettivo Molle Industria. È un gruppo, un piccolo gruppo di game designer e artisti, media attivisti che ha iniziato da qualche anno a fare un discorso teorico e pratico sul possibile uso in senso politico e di critica sociale dei videogames. Noi pensiamo che il videogioco ormai sia un mezzo di comunicazione di massa, cioè con lo stesso potenziale di tutti gli altri, e quindi ci siamo detti perché non creare qualcosa che all'interno di questo mezzo di comunicazione riesca a smuovere delle coscienze, far suscitare dei pensieri critici. Sia dal punto di vista pratico, creando dei piccoli videogiochi che si diffondano in maniera virale, sia dal punto di vista teorico, facendo dei saggi critici, commentando un attimo la scena, come si evolvono i cosiddetti videogiochi non a scopo di intrattenimento, cioè i videogiochi quelli fatti per propaganda bellica, per pubblicità. Visto che la scena si sta evolvendo in questo senso, visto che i videogiochi non stanno diventando sempre più qualcosa che va oltre l'intrattenimento, e noi abbiamo pensato che ci fosse anche la necessità di videogiochi per attivismo, per dare messaggi alternativi alla cultura dominante, diciamo. E who do you touch with video games? Who do you? Touch. Who do you touch? Who is in contact with your video games? Who is in contact? Cioè, mi sta chiedendo qual è il mio audience. L'audience, qual è il titolo? Ok. Noi abbiamo notato che più o meno riusciamo a raggiungere gli utenti di internet più disparati. Noi abbiamo un sito internet e li distribuiamo gratuitamente, e questi si diffondono in maniera virale, cioè questo passaparola da blog a blog, da forum, e quindi riusciamo a toccare un sacco di persone che non avremmo mai pensato, tipo siamo finiti su un forum di tifosi di una squadra di calcio, siamo addirittura finiti su un forum di un'associazione di avvocati, un'associazione di professionisti avvocati e cose del genere. Quindi abbiamo, dai dati che abbiamo, sicuramente riusciamo a raggiungere le persone quantomeno diverse, non le solite che vogliono sentirsi dire la stessa cosa, insomma, le solite interessate, già impegnate politicamente. No, non è intrattenimento per gente di sinistra o gente alternativa, no, sono cose che riescono a intercettare anche vari altri strati della popolazione. Who are you fighting against? Who is your enemy? Oh, ci sono nemici ovunque. In this video games context. Sì, noi diciamo che se proprio dobbiamo trovare un nemico, ci opponiamo all'industria dello spettacolo integrato, cioè a quel complesso industriale spettacolare che vede sostanzialmente il Pentagono collaborare quotidianamente con le fabbriche, le software house e il sistema dei media, che in qualche modo determina mode videoludiche e cose simili. Però soprattutto, al di là del discorso sui videogiochi, vogliamo fare un discorso usando i videogiochi come mezzo, quindi
parlando di temi relativi non tanto alla politica in senso stretto, perché ci sono molti videogiochi politici che parlano di Bush, di Bin Laden e queste cose qua. Noi preferiamo più spostarci sulle cose che riguardano la quotidianità delle persone, come per esempio abbiamo fatto un paio di giochi sulla precarietà, un gioco sulla fecondazione assistita perché c'è stato un referendum in Italia, un gioco sulla repressione contro indie media e varie altre cose, diciamo, non politica in senso stretto, ma politica in senso di vita quotidiana e eccetera. What is your skill? Skill? Skill, skill? Skill. What yeah. is it? You understand skill? Si, sì, skill, skill, yeah. What is your skill in this war of imagination? What is your special trick? Oh, our special trick. Diciamo che il nostro modo di operare in qualche modo è quello di non usare, insomma. Noi pensiamo che il significato di un videogioco, la sua ideologia, il suo precipitato culturale non sia tanto nella superficie narrativa del videogioco, ma nei meccanismi profondi. Cioè, noi pensiamo che per fare dei giochi veramente alternativi, che dicono cose veramente diverse, dobbiamo anche metterci a sovvertire, deturnare in qualche modo i meccanismi profondi, cioè a livello di programmazione non basta prendere uno sparatutto e al posto degli zombie sostituire Bush, perché non è quello il processo di comunicazione che crea un videogioco. Cioè, non è che se io sparo in un videogioco a un nemico come può essere Berlusconi, per dire, faccio in modo che questo comportamento nella finzione videoludica si abbia delle ripercussioni sulla vita. Diciamo che per noi dire qualcosa di alternativo significa sostanzialmente sconvolgere, sovvertire, giocare con i meccanismi, con gli stereotipi, con i codici dei videogiochi. And why is it important to do this today? Do you have the feeling that things are going faster and faster, and it's very important now to really determine an alternative? Sì, sì, sicuramente stiamo notando, ovviamente è solo un aspetto su cui bisognerebbe applicarsi, diciamo. Noi vediamo che ci sono sempre più giochi, come ho già detto, ci sono sempre più giochi per la propaganda bellica, giochi per l'advertising, gli hardware game, giochi per addirittura la propaganda cattolica, ci sono giochi cristiani, Christian Games. Quindi abbiamo pensato che una voce alternativa in questo ambito fosse quantomeno necessaria. To give fresh air? No, fresh air, diciamo qualcosa di alternativo, di radicale, qualcosa che rappresentasse le istanze che negli ultimi anni sono state prese dai movimenti altermondialisti, chiamiamoli. Mm-hmm. And you always use us when you start your sentence. You say no, us, every time us. Because we are a collective. What does it mean for you, we are everywhere? Oh, let's say I don't like to use my personal identity because I don't think it's important to say I Paolo Pedercini is I'm going to. Quindi diciamo che. So you don't do that to exist alone. You do. Why do you do all of that? But you were not supposed to know that. I'm a member of Mollindustria. Okay, you know? Okay, but why did you decide to do that? Why didn't you choose to work for video jockey industry? Oh, okay. Because you there personally. Is because in Europe, in Italy, there is enough space. There is no space for young talent.
or you could speak in Italian if you prefer. Ah, okay. Si. Why I have the feeling that in Italy it's more stronger the alternative and counterculture. Why is it more important in Italy? Diciamo che le cose in Italia vanno peggio e quindi c'è per contrappeso anche dei movimenti abbastanza diffusi, perché effettivamente c'è una storia controculturale abbastanza radicata. In realtà non è vero che c'è una forte controcultura, perché comunque le stiamo prendendo. Diciamo che ci sono dei grossi problemi sociali, specialmente per quanto riguarda il precariato, che magari in Francia sono molto più soft. E quindi siamo molto più incazzati. And how do you define the media virus? What is for you a media virus? Io I wrote between brackets. let's say I wrote a short essay in no, but because I you know it. I understand. Okay, I wrote a short essay on media virus. I call it contagious media. So the question was how in which way video games is a media virus in Italian. Sì, ok. Diciamo che esiste un grande pubblico, diciamo che i videogiochi online, quelli che facciamo noi, sono facilmente diffondibili in rete, perché rimbalzano su uno spesso tessuto di blog, di comunità online, hanno una diffusione virale, diciamo così, e contagiosa, perché ognuno usa il proprio network relazionale per diffondere questo messaggio. E quindi siamo proprio partiti da questo aspetto qua, cioè il gioco online, per aggirare i meccanismi mainstream di distribuzione dell'industria videoludica. Non ci interessa andare nei negozi e magari probabilmente guadagnare dei soldi, ma fare dei piccoli appunto virus, piccoli oggetti mediali che possono diffondersi facilmente grazie alle reti, alla rete di internet. Sì, una piccola domanda, sei molto giovane, come si fa che tu sei... Io non rispondo a domande riguardo a me. Sei vecchio e perché sei tanto impegnato nell'azione? No, questo è troppo personale, non risponderò. Last question, you heard about how do you imagine in, I don't know, in 10 years, society of information, how will it work? Do you think that it will be erased by industry, or is this fight will give some new issues? Io credo che la situazione in questo momento sia molto aperta, nel senso che ci troviamo di fronte a dei grossi bivi, a delle grosse problematiche, delle strade che potremmo prendere o che potremmo anche non prendere. Diciamo che sicuramente il movimento free software, la cultura che sta attorno al free software, l'onda lunga che ha creato anche negli aspetti che non riguardano direttamente la programmazione, Linux e le tematiche, diciamo, hacker, questa sicuramente avrà un seguito e ha già cambiato la faccia e cambierà la faccia del capitalismo, per così dire. Ma non è detto che vinca, cioè credo che non si debba essere troppo messianici, troppo sicuri nel dire che Linux trionferà, perché ci sono delle si stanno elaborando, se penso per esempio al sistema Palladium, che è stato sperimentato proprio nei primi videogiochi, nella Xbox della Microsoft. Ci sono delle strade che lasciano presupporre che tutto sarà molto più chiuso, più inaccessibile, e quello slogan che negli anni 60-70 aveva dato vita ai primi movimenti hacker, quello a favore del personal computer, personal liberation, è possibile che venga un po' minacciato, eroso da questi dispositivi molto più chiusi, molto più simili a giocattoli, diciamo, o a elettrodomestici, che non siano modificabili, non siano customizzabili, diciamo, una sorta di chiusura che investe tutto il campo sia dell'hardware che del software. Io credo che ci siano buone speranze di
portare del progresso, di riuscire a vincere questa battaglia, ma ci sono anche dei rischi che non... degli scenari che non mi va di immaginare, insomma. Un'ultima domanda. C'è il fatto che ci sono delle persone che lavorano sui canali, sul modo di trasmettere l'informazione. E mi sembra che tu, anche se sei un tecnico, lavora molto sui contenuti, su quello che è detto, no? Sì. Ho capito. Sì, in effetti il passato recente dei movimenti mediattivisti ha preferito articolare un discorso più riguardante il canale e in effetti molti si sono accorti che questo comportava dei limiti, specie in un momento in cui c'è questo cosiddetto information glut. Ci sono dei problemi tecnici? Ok. Diciamo che negli ultimi anni il movimento mediattivista ha preferito ragionare sulla questione di canale, di mezzo di comunicazione. Indie media in fondo è un mezzo per la gestione collettiva, non necessariamente un contenuto, nel senso che si suppone che dando un mezzo corretto, paritario e orizzontale, i contenuti vengono da sé. Però credo che si sia trascurato in qualche modo anche l'aspetto dei contenuti a questo punto. Sento che molti fanno questo discorso. Per esempio anche il circuito delle TV di strada, che in Italia è stato molto... ne hanno parlato molto, è stato molto hype in un certo senso. Si sono accorti che mancavano su un punto fondamentale, quello che non sono riusciti a produrre dei contenuti veramente dirompenti. Il mezzo in sé era molto forte, molto interessante dal punto di vista dell'immaginario, perché erano queste piccole emittenti che trasmettevano solo in un raggio di poche centinaia di metri, pur di opporsi al regime televisivo di Silvio Berlusconi. Ci si adattava persino a trasmettere al proprio vicino di casa attraverso la TV, giusto per interferire sul mezzo che in Italia rappresenta il principale strumento di dominio, diciamo. Però alla fine questa bella stagione della TV di strada si è esaurita facilmente, perché i programmi non venivano prodotti delle buone cose, quindi insomma il mezzo non è sufficiente. Quindi, visto che per il momento abbiamo degli ottimi mezzi, specialmente che ci vengono da internet, appunto, non sono neanche completamente chiusi, monopolizzati dalle varie multinazionali, abbiamo uno spazio di libertà, quindi forse è il caso di ragionare anche sul contenuto, non solo, però anche. So you will continue, you won't stop. What can I make you stop? Non lo so, forse... Money, forse se mi assumono. No. Non lo so, noi continueremo e vedremo se effettivamente riusciamo a innescare dei processi un po' più ampi, che vadano oltre il nostro operato. Se vediamo che effettivamente non suscitiamo nulla, proveremo un'altra strada. Ci sono tanti altri campi su cui operare, quello dei videogiochi magari potrebbe rivelarsi una battaglia persa. And my last question, why did you start? Credo di averlo già detto. I think I already answered the question before. Okay, 10 minutes ago. Okay. On a déclic. Okay. Qu'est-ce que c'est du déclic? Il a répondu, il dit. No. Is there one event? È stato un avvenimento something sociale, politico nella società. Ah, sì, sicuramente, no. Sicuramente ci siamo messi a ragionare su questa cosa, partendo specialmente dall'esempio delle TV di strada che prima citavo. Abbiamo detto, se questo discorso che è stato fatto con le informazioni, con Indie Media, lo slogan if you don't like the media, become the media, be the media, eccetera, perché non possiamo applicare questo slogan, questo modo di procedere anche su questo che consideriamo un mezzo di comunicazione a tutti gli effetti come sono i videogiochi? Questo ci siamo detti e abbiamo iniziato a ragionare su questo. So we have a lot of reason to believe in media virus.
Sì, sicuramente. Dipende cosa intendi con media virus. You didn't explain very well what you mean for media virus. do you mean vi meme with a subversive strong inside. Io credo che sì, i media virus possono essere sicuramente una, diciamo, un'energia di attivazione di processi. Dopodiché occorre sempre tenere conto del, diciamo, del radicamento col territorio e con i soggetti reali. Noi non dovremmo limitarci a una battaglia solo sul piano mediatico, perché è un po' fare il gioco della società dello spettacolo, degli avversari, è un po' fare quello su altri mezzi, magari su un'altra scala, con altri contenuti, ma più o meno fare il gioco a cui ci costringono i vari padroni, i vari politici, diciamo così. Quindi mai perdere d'occhio quello che sono le persone, diciamo, normali, e quindi cercare di organizzare, diciamo, partendo dalle cose che contano veramente nella vita quotidiana, cioè il lavoro, i diritti, eccetera. Insomma. Tu hai posé la question sur ce site d'information? Oui, c'est très bien. May you dress you up and just be naked. It's to prove that. Just be naked? Yeah. No? What? Get naked? No, no. I didn't. Oh. Ah, okay. Grazie. Ah, because. Okay. In Italy we call this figatini. Figatini for what? Figatini. Because there are short pictures to for the introduction of the introduction. Figatini, perché stanno mangiare. Merci beaucoup Paolo. I think that we will do another one. I hope that we will come to Milan oh. Like one.